Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Milano. Siamo tornati da Oppo per vedere e toccare con mano Oppo Reno 7, uno smartphone molto interessante per rapporto qualità-prezzo, tante funzionalità, qualche piccola rinuncia chiaramente per contenere il prezzo, ma secondo me siamo davanti ad un medio gamma veramente molto molto interessante. Molto leggero, 170 grammi, bellissima questa finitura in pelle vegana, che ha ovviamente un leggero sovrapprezzo rispetto all'altro modello, ma un sovrapprezzo che secondo me vale veramente la pena, perché ragazzi è veramente una pelle vegana molto molto bella, tra l'altro molto bella anche la colorazione. Design squadrato come ormai molti smartphone sul mercato, ma passiamo a quelle che sono le specifiche tecniche. Display da 6,4 pollici, risoluzione Full HD Plus, AMOLED con refresh rate fino a 90 Hz. Come tutti gli smartphone odierni, tanto spazio alle fotocamere pensate per un utilizzo social, che sono comunque in grado di offrire degli scatti decisamente interessanti. Vediamole nel dettaglio. Abbiamo in questo caso un modulo a tre fotocamere, rispettivamente da 64 megapixel la primaria, il teleobiettivo da 2 megapixel e poi abbiamo una lente microscopio, che ovviamente dovremo provare nel dettaglio, con ingrandimento 15-30x da 2 megapixel, insomma andrà provata sul campo, una novità di Oppo, vedremo quale sarà la qualità di questo modulo fotocamere. Snapdragon 680, nessun modulo 5G, quindi insomma uno smartphone al momento pensato solo per l'utilizzo in 4G, ma con un buon quantitativo di memoria a corredo. Infatti questo dispositivo offre 8 GB di RAM e 128 GB di ROM di partenza, quindi insomma uno smartphone che comunque può essere adatto anche a contenere tanti giochi, tante applicazioni, senza insomma preoccuparvi dello spazio libero. Autonomia: questo smartphone ha una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida 33 watt, quindi insomma uno smartphone che dovrebbe impiegare relativamente poco. Oppo non ci ha fornito i tempi, ma dovrebbe impiegare relativamente poco per una ricarica completa. Passiamo alla parte sicuramente più interessante, ovvero il prezzo. Questo dispositivo è disponibile da oggi su Amazon al prezzo di 280 euro con il voucher allegato al dispositivo in fase di acquisto, ma per acquistare questa versione con questa bellissima finitura in pelle vegana dovete invece passare dall'Oppo Store al prezzo di 329 euro, una piccola differenza che tuttavia secondo me ragazzi vale veramente la pena, perché questa versione secondo me è la più bella in assoluto. Da Milano è tutto, un ringraziamento a tutti voi per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo evento. Ciao!